Ragazzi, bentrovati. Oggi siamo di nuovo con Cristian. Ciao ragazzi. L'esperto dell'alimentazione. Esattamente. E me, l'esperto di allenamento. Poi io ne so un po' di alimentazione, tu ne sai un po' di allenamento. Quindi fra tutti e due combiniamo qualcosa. Allora, parliamo di massa, strategie per mettere su massa, specialmente applicata al biotipo degli ectomorfi, quindi i secchi che si vogliono costruire. Parliamo, andiamo a tracciare un filo logico di quelle che sono le strategie buone per mettere su massa per quel che riguarda allenamento e alimentazione. Esatto. Andare a tessere una trama generale, così che magari guardando altri video, anche di altri canali, vai un po' a vedere, riesci un po' a rimettere insieme tutti i pezzi del puzzle, quindi a tracciare il filo conduttore. Allora, mi piace parlare di strategie andando a condensare sia sul fronte alimentazione, sia sul fronte allenamento, andando a tracciare questo grafico. Il grafico a onde, crescente, ciclizzato, progressivo, ok? Vedete? Abbiamo un andamento crescente sinusoidale, ok? Con un trend sempre in salita. E qua si possono, attraverso questo grafico, andare a spiegare le strategie nel breve, nel medio, nel lungo periodo, sia per quel che riguarda l'allenamento che l'alimentazione. Allora, che cosa voglio dire? Per quel che riguarda l'allenamento, tu devi trovarti un sistema per costruire massa, un sistema che ti permette di mettere in atto il concetto del sovraccarico progressivo. Okay? Quindi può andare bene solo calisthenics, solo pesistica, oppure un ibrido tra questi due. È inutile star lì a parlare meglio pesi o corpo libero. Qualsiasi esercizio tu vada a prendere che ti permette di mettere in pratica il concetto del sovraccarico progressivo è utile per mettere su massa. Quindi tu cosa devi fare? Ti prendi pochi selezionati esercizi fondamentali provenienti solo dal calisthenics, solo dalla pesistica, oppure da entrambi, e per ognuno di questi esercizi su cui hai deciso di puntare vai a costruire, seguendo un andamento di questo genere, carico. Cioè devi cercare di, secondo il principio del sovraccarico progressivo, costruire intensità e volume crescente nel tempo. Ovviamente non puoi andare in crescendo seguendo un andamento lineare, ma devi fare un andamento crescente sinusoidale, vuol dire che ogni tanto dovrai caricare di più e ogni tanto dovrai scaricare, ma sempre con un trend in salita. Quindi qua abbiamo dei giorni. Questo può descrivere anche l'andamento settimanale, mensile o annuale. Qua abbiamo dei giorni dove abbiamo degli incrementi di carico, dove fai tanto lavoro, dove cerchi di tirare su intensità e volume degli esercizi, che sono esercizi fondamentali, gambe, arti superiori, tronco, e poi allo stesso tempo ogni tanto dovrai alleggerire, ok? E poi tornare a caricare, magari fare ogni due passi avanti ne fai uno indietro, ma sempre con un trend in salita, così che un domani il giorno in cui corrisponde a un alleggerimento del carico è poi già decisamente superiore a quello che facevi quando era invece un giorno di pieno carico, ok? Quindi questo è più o meno il concetto che devi seguire quando vuoi costruirti. Devi scegliere degli esercizi, devi scegliere un sistema allenante che ti permette di mettere in atto il concetto del sovraccarico progressivo. Quindi, tanto per capirci, devi allenare arti superiori e arti inferiori, ok? Perché se vuoi aumentare la cilindrata della tua macchina devi lavorare a tutto tondo sul corpo, quindi non puoi limitarti solo, specialmente se sei un ectomorfo, non puoi limitarti solo agli arti inferiori e agli arti superiori. Quindi, tanto per capirci, facciamo un ibrido tra calisthenics e pesistica: stacchi, squat, trazioni zavorrate, handstand push up, panca piana, dip zavorrati, sono tutti esercizi ottimi che ti permettono, come dire, di mettere in pratica il concetto del sovraccarico progressivo. Ma ti devi impegnare questo, chiaro, devi seguire delle strategie utili, ma se tu ragiona su questo, un domani ti trovi sempre a fare lo stesso livello di esercizi, non hai aumentato il carico sia per quel che riguarda intensità e volumi, beh, non ti puoi aspettare allora di avere i giusti stimoli per mettere su massa. Poi a quel punto subentra l'alimentazione. Adesso un'alimentazione di cui ci parlerà Cristian, un'alimentazione che a noi piace tanto, l'alimentazione ciclizzata, che segue esattamente lo stesso andamento. Esatto. Ti passo il pennarello. Beh, per me non c'è bisogno del pennarello. Comunque, anche qui, per l'alimentazione per la massa, cosa deve fare una persona per voler aumentare la massa nel tempo? Quindi anche l'alimentazione seguirà un po' l'allenamento, quindi è un trend in salita. Anche qui ci devono essere dei periodi in cui si carica, quindi si hanno dei picchi calorici, soprattutto a favore di carboidrati,
perché sono molto importanti per avere un segnale ipertrofico nell'organismo, e poi ci dovranno essere anche dei giorni di scarico. Questi giorni di scarico, o comunque periodi di scarico, a seconda che la ciclizzazione sia orientata un pochino più all'ampio oppure un po' più al minimal, quindi o settimanale o mensile, no? Per capirci. Quindi questi periodi di scarico serviranno proprio ai vostri muscoli per riacquisire la sensibilità, quindi per comunque ripulirsi e quindi andare di nuovo ad avere una percezione, a captare bene il glucosio, quindi a favorire nuovamente l'ipertrofia. Ok, quindi abbiamo proprio anche qui per l'alimentazione si segue un grafico simile, e quindi per l'alimentazione anche si avrà un incremento muscolare con dei periodi in cui comunque abbiamo un picco di minimo, però rispetto al picco di minimo successivo sarà molto basso. Vedete, okay? Anche qua c'è lo stesso trend di salita, quando qua scarico con l'alimentazione, quindi vai, come dire, a metterti in una sorta di carestia, comunque un domani quella carestia è superiore a quello che invece era una fase di abbondanza calorica. Assolutamente. Poi vabbè, io adesso ho scritto questa linea nera in coordinata rispetto all'altra, però in realtà l'ottimale sarebbe che non siano proprio così coordinate, ma che siano un pochino sfasate, perché noi cosa facciamo? Magari quando scarichiamo con l'alimentazione, magari carichiamo con l'allenamento e via dicendo, cioè non è detto che debbano proprio essere sincronizzate le due cose, no? Però l'idea generale è sempre una progressione nel tempo. Oltre a una linea, come dicevo, una linea macroscopica, quindi ciclizzazione magari mensile o annuale, bisogna pensare anche a quella settimanale, quindi i giorni in cui magari mi alleno di più e faccio un allenamento più intenso vado a mangiare di più, soprattutto a favore di carboidrati, e invece i giorni in cui mi riposo oppure faccio un allenamento più tecnico, più blando, a quel punto faccio un'alimentazione in cui scarico un po' di più, e anche lì si va a ricreare appunto un fenomeno di ciclizzazione. Ok, quindi okay. Il concetto chiave in entrambi gli ambiti è ciclizzare. Anche qua ogni tanto bisogna alleggerire i carichi proprio in ottica di poter crescere sempre di più, e la stessa cosa con l'alimentazione, ogni tanto bisogna scaricare proprio per essere, come dire, massimizzare al massimo gli effetti anabolici portati da una sovraalimentazione. Certo che non ci si può abboffare subito di cibo, ma bisogna introdurlo gradualmente, in modo progressivo. Sempre, esatto. Se t'abboffi sempre di più di cibo, ti ingolfi e poi comunque non hai quell'effetto anabolico, è solo un effetto ingrassante. Gli incrementi devono essere molto graduali nel tempo, devono essere incrementi di 20-30 grammi massimo al mese. Per alcuni casi potrebbero essere un po' più veloci, però diciamo che queste sono più o meno le tempistiche. E mi raccomando, se vedete che nonostante gli incrementi non state aumentando, non state migliorando la massa muscolare, allora il problema non è dell'alimentazione ma è dell'allenamento, ok? Quindi dovrete verificare che effettivamente avete un'intensità di allenamento sufficiente, un volume di allenamento sufficiente, ma su questo poi ne parleremo in maniera più diffusa. Concettualmente, se però noti che i carichi stanno aumentando, soprattutto per quel che riguarda l'allenamento, vuol dire che stai andando nella direzione giusta, non stai sbagliando, soprattutto esatto. Anche ad incrementare l'alimentazione, e l'allenamento è quello giusto. Bene, in altri video andremo a approfondire più nel dettaglio anche come gestire al meglio l'incremento del carico nel tempo per quel che riguarda l'allenamento, in concomitanza con appunto l'incremento dell'alimentazione. Okay. Ci vediamo in prossimo video, ciao ciao.